Ciao, benvenuti al nostro appuntamento di arte a confronto, dove le decorazioni a noi note della pittura greca verranno messe a confronto con gli studi di uno storico dell'arte ottocentesco, Aby Warburg. Iniziamo subito a dire che le nostre conoscenze della pittura greca si basano sulle copie etrusche o romane, che hanno però il limite di avere un supporto o una base diversa rispetto a quella dell'originale. Come ad esempio un mosaico rappresenta scene che originariamente erano affrescate. La pittura greca però, anche se non reperibile su affreschi o mosaici, può essere rintracciabile all'interno delle decorazioni dei vasi dell'antica Grecia. I vasi sono di diverse dimensioni, a cui corrispondono altrettante diverse funzioni. Questi potrete trovarli ai Musei Vaticani di Roma, oppure all'Altesmuseum di Berlino o al Louvre di Parigi. Vediamone insieme alcuni. Usati per conservare profumi e unguenti erano l'alabastron, piccolo e a forma di pera, e il lekythos. Per contenere liquidi invece troviamo la conosciutissima anfora, a forma ovoidale con un'apertura stretta e due anse simmetriche attaccate al collo del vaso. Infine, la skos o il riton, molto particolare per noi oggi, perché la forma richiama la figura di un animale. Non è però una tecnica tipicamente occidentale. Anche nell'America Latina venivano realizzati vasi a forma di testa umana. Al Museo Archeologico di Firenze si trova il vaso François. Come vedete, i disegni sono segni neri su sfondo rosso. Le scene raffigurano storie mitologiche, storie dei centauri, di Ercole e di Teseo. Vediamolo insieme. Le decorazioni del vaso di François sono organizzate in sei fasce distinte. I racconti sono organizzati in 15 episodi e le 121 iscrizioni aiutano a interpretare i temi trattati. Le fasce hanno altezze diverse, così da valorizzare la forma del vaso. Per esempio, osservate come sul collo del vaso viene raffigurata la scena della caccia al cinghiale e la sottostante corsa dei carri al funerale di Patroclo, l'eroe di Omero ucciso da Ettore. Ecco, la presenza dei personaggi più importanti della cultura greco-antica sottolinea l'importanza di questo vaso. Ma facciamo un passo indietro. Chi è Ettore? Come ci hanno insegnato a scuola, una delle figure più importanti della cultura greca antica è sicuramente Omero, autore dell'Odissea. Ettore, condottiero dei troiani, viene sconfitto dal campione degli Achei, Achille. Per essere più chiari, mi lascerò aiutare dal celeberrimo studioso dell'arte Aby Warburg, che durante i suoi viaggi realizza un atlante facendo un insieme di tutte le immagini che raggruppa nei suoi viaggi. Si tratta di un viaggio fisico e intellettuale da parte del nostro autore, che racchiude un insieme di immagini. Egli organizza 63 tavole, ciascuna che organizza un percorso e incentrata su un tema. Noi esploreremo la tavola dell'engramma numero 4, principalmente intitolata Violenza, Vittoria e Patimento nel cielo e nella terra. Warburg si concentra sull'espressività umana, quindi sulle formule di pathos dell'arte antica. In questa tavola vengono analizzate scene di battaglia, di rapimento e di aggressività. Principalmente per rimanere in tema sull'Odissea di Omero, sceglieremo all'interno di questa tavola il giudizio di Paride, l'inizio che ha dato avvio a tutta la vicenda dell'Odissea. Quindi, all'interno del Museo Nazionale di Roma troverete il frammento del bassorilievo proprio presente anche all'interno di questa tavola, però noi ci concentreremo sulla riproduzione fotografica sempre presente all'interno della tavola. La storia racconta la vendetta di Eris, dea della discordia, per non essere stata invitata alle nozze sull'Olimpo della prima coppia umana. Lancia nel bel mezzo del banchetto un pomodoro con su scritto «Alla più bella». Tre dee meravigliose e potentissime, Era, Afrodite e Atena, si fanno avanti. Nessun dio osa,
fare da arbitro. Zeus decide di coinvolgere Paride e fa accompagnare da Hermes dinanzi a lui le tre contendenti. Ciascuna di loro promette a Paride una ricompensa. Era promette a Paride il dominio dell'Asia. Atena offre la sapienza e la vittoria in ogni combattimento. Afrodite contropropone l'amore di Elena, la donna più affascinante del mondo. La scena rappresenta il momento della scelta che si può intuire dal piccolo Eros, figlio di Afrodite, che sussurra qualche consiglio amoroso nell'orecchio di Paride, facendogli scegliere l'amore per la bella Elena. Warburg riprende queste scene perché vi ritrova delle forme di pathos, ovvero gestualità che rimandano a emozioni che accomunano tutti gli esseri umani. Ecco perché in epoche diverse e luoghi diversi ritroviamo immagini che possono essere raggruppate in un unico catalogo, o Atlante, chiamato così da Warburg. Quindi spero che questo confronto vi sia stato utile. Sicuramente ne faremo degli altri dalla prossima volta. Vi aspetto quindi giovedì prossimo, mettete un like e seguiteci su tutte le nostre pagine social.